assolutamente indispensabili. Io sono convinto che serva un grande sciopero generale, come è scritto qua, esattamente come è appunto scritto qua, un sciopero generale vero, corale, che blocchi il Paese ed il Governo. Però credo che sia giunto l'ora, insomma, di dirla anche in maniera chiara. Se un governo come quello dell'attuale governo porta avanti politiche che sono assolutamente chiare, che hanno una insomma, direzione assolutamente precisa, che è quello dello smantellamento dei diritti dei lavoratori, io credo che sia giusto dire che questo governo deve essere non solo bloccato, ma che la mobilitazione deve essere anche tesa a farlo cadere. Non credo che ci siano... Che sia tempo di distinzioni, di altre convenienze, eccetera, eccetera. Perché se mettiamo assieme le cose che sta facendo questo governo con la controriforma dell'appunto lavoro, se mettiamo assieme con le cose che sono già passate nell'arco degli ultimi 3 anni, veramente il quadro è assolutamente desolante. Io insomma ve ne cito alcune perché credo che tutto resti dentro su un unico percorso. Insomma, dall'avvento della crisi, dal 2009, se mettiamo assieme i vari accordi separati, le varie appunto iniziative di legge, prima con il precedente governo, ora con il governo Monti, vediamo che veramente ci sono cose che gridano vendetta. Nel 2009 l'accordo separato CISL-UIL introduceva un nuovo meccanismo contrattuale che sostanzialmente prevedeva che i contratti nazionali potessero essere derogati in peggio, quindi di fatto scompariva il contratto nazionale quale appunto strumento universale dei diritti, perché se lo posso derogare appunto in peggio è chiaro che non ho più un contratto nazionale che garantisce diritti per tutti. Poi il contratto nazionale firmato separatamente da FIM e UILM, che introiettava quindi le deroghe sul contratto metalmeccanico, poi Pomigliano, poi appunto Mirafiori, che estendeva quel concetto all'ennesima insomma, potenza, fino all'accordo del 28 giugno del 2011, fino alla estromissione della FIOM in Fiat, passando poi per la controriforma delle pensioni e ora l'attacco all'articolo 18, ma direi anche una controriforma che prevede al proprio punto interno un aumento dei meccanismi di precarietà e una riduzione degli ammortizzatori sociali. Io credo che se mettiamo assieme un po' queste cose si capisca benissimo che insomma sta passando il meccanismo del ricatto, quindi prima con la crisi, poi con la appunto precarietà, adesso con i licenziamenti facili, c'ho lo strumento per poter appunto erogare in peggio le leggi, perché fra le varie cose ricordo anche appunto l'articolo 8 sull'ultima finanziaria Berlusconi, quel articolo di legge che prevede sostanzialmente che si possa derogare con la contrattazione aziendale anche alle leggi sul lavoro. Se teniamo assieme tutte queste cose qua e io sono costantemente ricattato, è chiaro che prima o dopo capiterà, come che sta già capitando a Pomigliano, anche sulle altre realtà lavorative, siano esse pubbliche piuttosto che private, che capiterà. Che sta appunto capitando, che i nostri diritti verranno fortemente ridimensionati. Adesso, tutta la discussione che stiamo facendo sul articolo 18 va su questa direzione. Ce l'hanno spiegata in maniera molto chiara alcuni appunto imprenditori con cui facevamo un imprenditore dell'Alta Padovana che mi appunto raccontava che a lui l'articolo 18, cioè la modifica del articolo 18, non serve tanto per i licenziamenti facili. E ha detto, non è che mi appunto interessi poi partire con i licenziamenti di massa, però voglio la pistola sempre carica. Voglio essere là tranquillo, sapendo che se tu alzi la testa, se tu resisti
alle continue richieste che gli imprenditori fanno appunto su questo periodo, ciò la modifica del articolo 18 e posso insomma licenziarti. Perché in effetti è proprio questo che sta appunto accadendo. Quando appunto ci dicono che il insomma, reintegro per i licenziamenti per motivi insomma, economici sarà assolutamente eccezionale, lo ha detto Monti, quindi insomma su questo l'unica cosa su cui possiamo convenire è chiara. È proprio così. Primo perché perlomeno nelle fabbriche metalmeccaniche io oggi non ne conosco una che non è nelle condizioni di poter dimostrare, anzi che non è nelle condizioni di poter dimostrare che è in crisi e quindi potrebbe insomma, tranquillamente licenziare. Ma poi con appunto la questione secondo cui il licenziamento per vincere la causa e per essere appunto reintegrato devi insomma dimostrare, cioè ci deve essere la manifesta insussistenza dei motivi per cui il lavoratore viene insomma licenziato. Io guardate, sinceramente non ne conosco una, insomma, cioè reintegrati con questa nuova norma, anche se modificata rispetto alla prima proposta, non ne avremmo nemmeno una. Cioè, ha perfettamente ragione Monti, insomma, da questo punto di vista. E quindi se noi dobbiamo restare nel merito, non possiamo pensare che questa soluzione, che questa proposta possa essere una buona proposta. No, semplicemente no, insomma, non lo è, perché nei fatti, insomma, impedirà che i lavoratori, il cui giudice dica che sono stati licenziati illegittimamente, non ci saranno modo per farli appunto reintegrare. Quindi siamo nelle stesse condizioni sostanzialmente della prima proposta Monti. Di fatto il reintegro non ci sarà nemmeno con questa insomma, proposta. Allora, da questo punto di vista, io credo che veramente bisogna incominciare a costruire azioni di lotta che devono diventare ancora più forti e ancora più diffuse. Noi come insomma, FIOM negli ultimi 15 giorni, negli ultimi 20 giorni abbiamo fatto moltissimi scioperi sulle singole aziende. Ci siamo sicuramente impegnati, ma vediamo che non è sufficiente, che non è assolutamente sufficiente, perché bisogna veramente invertire completamente questa strada. Non so come appunto spiegarla meglio. Se veramente dobbiamo invertire la strada che ci stanno imponendo, e cioè quella della distruzione dei diritti conquistati, Dobbiamo mettercela tutta, e quindi credo che sia assolutamente importante insomma che l'Assemblea Nazionale della FIOM fatta sabato sia partito da una parte la richiesta forte della FIOM di partire con lo sciopero generale, di rivendicare uno sciopero generale vero che abbia come ordine del giorno la salvaguardia dell'articolo 18 e l'estensione dei diritti. E credo che sia assolutamente importante che a quell'appuntamento insomma ci arriviamo tutti consapevoli con le nostre ragioni, che sono tantissime, e che costruiamo questo appunto percorso assieme. Quindi ben venga insomma l'appello a costituire le assemblee insomma territoriali, ma credo che sia anche necessario insomma che costruiamo praticamente delle insomma, iniziative di lotta da poter insomma portare avanti assieme. Ne parlavamo prima, insomma, alcuni credo elementi che hanno insomma caratterizzato anche la insomma recente storia insomma sindacale insomma di Padova, in particolar modo l'MTM, insomma. Ci sono dei punti che credo che dovremmo assolutamente cogliere insieme. Allora, insisto su un punto. Oggi siamo appunto a fronte di un momento particolare.
se passa effettivamente quello che stanno portando avanti, domani insomma, ci troveremo con una insomma, realtà profondamente modificata in peggio. Dobbiamo resistere ora, dobbiamo intervenire ora con la stessa determinazione che questo governo, che questa Confindustria sta appunto mettendo in piedi. Quindi non so come meglio dirla, ma veramente io me la sento in questo modo. Le prossime iniziative di sciopero di lotta devono essere assolutamente evidenti e devono appunto riuscire. Partiamo dalla base e vi posso assicurare che perlomeno nelle fabbriche metalmeccaniche questa consapevolezza c'è. Noi non abbiamo nei nostri scioperi fatti nell'arco di questi ultimi 15 giorni, abbiamo visto moltissimi lavoratori iscritti a altri sindacati partecipare alle nostre iniziative, anche moltissimi delegati stessi della FIM CISL, insomma, che hanno partecipato sulle nostre iniziative. E credo che questa determinazione, questa consapevolezza debba essere appunto coltivata e insomma debba essere portata avanti. Io mi fermerei qui con appunto l'invito che abbiamo già appunto dato prima di venire fuori da questa insomma assemblea con un appello da produrre proprio a fronte delle prossime iniziative.